Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre santo. Oggi con la Chiesa stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la memoria liturgica di un grande santo e dottore della Chiesa, un fiore all'occhiello e una gloria anche del popolo italiano, che è Sant'Alfonso Maria de Liguori, fondatore dell'Ordine dei Redentoristi e vescovo di Sant'Agata dei Goti per volontà irremovibile del Papa del suo tempo, nonostante la sua riluttanza che aveva appunto nell'assumere una dignità e un ufficio ecclesiastico. Sant'Alfonso è stato un grandissimo confessore, un grandissimo esperto di teologia morale, tant'è vero che è dottore della Chiesa proprio per il suo insegnamento in tema morale ed è il patrono dei confessori, quindi tutti quanti i sacerdoti che hanno facoltà dai vescovi di ascoltare le confessioni, che confessano, è un punto di riferimento anzitutto per quanto riguarda la dottrina di come si amministra questo sacramento, ma anche per l'intercessione di cui i confessori hanno bisogno per adempiere adeguatamente e santamente questo delicatissimo compito di ascoltare le confessioni e di aiutare le persone a incontrare fruttuosamente e profondamente il mistero della Divina Misericordia. Vedremo Sant'Alfonso commentando un pochino il Vangelo. Intanto la prima lettura oggi ci ha presentato l'esperienza molto forte, toccante del profeta Geremia. Il profeta Geremia che è stato affascinato da Gesù, dal Signore, dalle sue parole. Abbiamo detto queste parole bellissime, magari potessimo farle nostre sinceramente e viverle. Quando le tue parole mi vennero incontro le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la delizia del mio cuore perché io portavo il tuo nome, Signore Dio, negli eserciti. Quanto è vero questo per noi, quanto desiderio abbiamo di approfondire, di conoscere la parola del Signore. Io altre volte ho detto, tempo fa visitai una parrocchia e trovai un cartello sulla porta, era una citazione di una frase di Papa Francesco che dice: se volete fare contento il Papa, leggete il Vangelo. D'accordo? Quanto desideriamo questo, no? Questo amore alla parola del Signore si trasformò per Geremia in occasione di scherno, di sberleffi, di persecuzioni, tanto da fargli dire: mi felice, madre mia, che mi hai partorito oggetto di litigio e di contrasto per tutti i paesi. Cioè, proprio per questa sua sensibilità profonda alla parola del Signore, Geremia fu mandato profeta al popolo a parlare in nome di Dio, incontrando tanti profeti, sofferenze, resistenze, persecuzioni di ogni genere. Tutto questo stava sotto la promessa però del Signore: io sarò con te per salvarti e liberarti, non potranno prevalere, ti libererò dalle mani dei malvagi, ti riscatterò dalle mani dei violenti. Quindi questo grido di sofferenza che Geremia ha elevato, che anche gli uomini di Dio ogni tanto elevano al Signore, perché è pesante dover sopportare questo carico che si ha sulle spalle, viene dal Signore intercettato, lo trasformano in preghiera e il Signore promette suo aiuto, sostegno, liberazione dalle mani di coloro che ingiustamente perseguitano chi parla in nome di Gesù. Il Vangelo presenta queste due parabolette piccole piccole del tesoro nascosto e della perla preziosa. Dice: il regno dei cieli è così. E che cos'è questo regno dei cieli? Ecco, qui ci aiuta un pochino Sant'Alfonso. Sapete che Sant'Alfonso, gli scritti di Sant'Alfonso sono raccomandatissimi, d'accordo, e sono comprensibilissimi anche alle persone comuni. Ci sono gli scritti di teologia morale che è per i confessori, che sono per noi preti, ma poi sono gli scritti di vari argomenti, tipo la pratica di Maria Gesù Cristo, che è un bestseller stupendo. Io penso che sia un libro che cristiano deve leggere prima che muoia, oppure l'uniformità alla volontà di Dio, capolavoro, le glorie di Maria, capolavoro, l'apparecchio alla morte, capolavoro. Ce ne stanno tantissimi scritti di Sant'Alfonso, adesso sono anche facilmente trovabili sul web, uno si legge senza neanche dover fare la fatica di comprarli. Allora, per esempio, Sant'Alfonso dice: che cos'è questo regno dei cieli per cui lasciamo tutto e pensiamo solo a quello? Lui dice: sapete qual è? Imparare a essere perfettamente uniformati a quello che Dio vuole, perché noi nel Padre nostro diciamo: venga il tuo regno, e subito dopo che diciamo? Sia fatta la
tua volontà. Quindi che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è quell'ambiente in cui la volontà del re comanda e viene da tutti quanti riconosciuta come bella, come santificata e osservata. Leggere e mettere, se uno mette in pratica l'uniformità, la volontà di Dio di Sant'Alfonso, diventa santo, sicuramente. Perché su questi santi sono sempre stati tutti quanti d'accordo, cioè che cosa vuol dire essere santi? Ecco, abbiamo sentito anche le recenti catechesi, ma anche la recente lettera di Papa Francesco sulla santità. Che cosa è essere santi? Fare cose mirabolanti, straordinarie? No, è nella tua vita, nella tua situazione, nella tua condizione, nel tuo stato di vita, sforzarti di fare al meglio possibile la volontà di Dio, come ti si manifesta e per come tu la conosci. Ecco perché si lascia da parte tutto pur di giungere a questa essenza fondamentale della nostra vita cristiana, che è vivere come Dio vuole, che rappresenta la nostra felicità non soltanto dopo la vita terrena, questo Sant'Alfonso lo spiega anche bene, ma anche già qui sulla terra per tutti quanti i frutti di grazia, di grande, di pace, di gioia, di serenità che vivere in comunione con Dio produce fin da ora. Accennavo che Sant'Alfonso ha scritto una bellissima opera di devozione mariana, che sono le Glorie di Maria, lui era innamoratissimo della Madonna. Non tutti sanno che era anche un grande pittore, ha scritto il dipinto dei quadri della Madonna bellissimo, ed era anche un compositore musicale. Molti canti devoti per la Madonna sono di Sant'Alfonso. Tu scendi dalle stelle, non so chi di voi lo sa, è di Sant'Alfonso, scritto lui, scritto e musicato, un bel canto che cantiamo a Natale, ce l'ha regalato Sant'Alfonso. Ecco, quindi ringraziamo il Signore per questo grande santo, ringraziamo la Chiesa per avercelo presentato non soltanto come modello da imitare, ma anche come modello da seguire per la bellezza della sua dottrina, e con Maria, ecco, facciamo nostro il suo auspicio, conoscere sempre più e sempre meglio la Divina Volontà e metterla sempre più e sempre meglio in pratica nella nostra vita. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.